Siamo qui al PAC di Milano, il Padiglione d'Arte Contemporanea, per la mostra su Adrian Pazzi. E potresti intanto raccontarci qualcosa di te dal punto di vista artistico? Beh, intanto cominciamo con il nome che tu l'hai pronunciato bene, che è Adrian Pazzi, e non Pazzi. Ormai mi conoscono tutti e mi presento anch'io così perché così è più facile. Invece mi chiamo Adrian Pazzi, sono nato in Albania, vivo a Milano dal 97. E ho studiato arte e pittura in Albania, ho fatto l'accademia. Proprio il fatto di aver studiato arte in un determinato periodo storico in Albania sotto la dittatura, quindi era possibile studiare solo arti figurative, un certo tipo di arte per sponsorizzare il regime, in qualche modo ha influenzato quello che ora fai, ha condizionato il tuo modo di esprimerti? Oppure no. Oppure no. Sì, direi di sì. Alla fine tutte le cose che tutte le nostre esperienze un po' ci influenzano, ci condizionano, diventano o ostacoli oppure spinte nelle cose che facciamo. E 22 anni in Albania con insomma, quell'atmosfera, quell'educazione, quella propaganda, quel tipo di relazioni e quel tipo di istruzione ovviamente hanno lasciato le loro tracce. Un conto è quanto uno li accetta, quanto uno poi li considera tracce da tenere sempre con sé, oppure a volte sei influenzato anche dalle cose che vuoi negare, no? Che vuoi eliminare, invece insomma quelle influenze rimangono. Devo dire che c'è stato un periodo quando io ho finito l'accademia che anche coinciso con la fine del regime in Albania, che avevo tanta voglia di abbandonare quell'esperienza, avevo tanta voglia di cancellare quell'esperienza. Adesso forse guardo quel tipo di esperienza con uno sguardo un po' più pacifico, cercando di prendere quello che è stato di buono, diciamo, da quella scuola che ho fatto. E comunque, sì, è stata un'educazione classica che per tanti versi mi è stata molto utile e mi è utile anche nella mia pratica di oggi. E appunto rispetto al fatto dell'arte, di come era vista prima sotto regime e di come è vista adesso, è stato eletto da poco a settembre come primo ministro Edi Rama, che è un artista a tutti gli effetti. E si sono già visti dei cambiamenti? Comunque ho visto che come sindaco a Tirana ha già fatto opere importanti, intanto ha smantellato le costruzioni abusive che c'erano e le costruzioni che ci sono, i palazzi, le ha colorate, ha ingaggiato artisti per dare un volto appunto all'arte in Albania in qualche modo. Io lo conosco perché è stato il mio professore in Albania e allora ovviamente apprezzo tante sue qualità. Adesso il compito come primo ministro è un pochino diverso, diciamo, da quello da sindaco, così come i bisogni dell'Albania di adesso sono diverse. Adesso l'Albania secondo me ha bisogno di una riforma strutturale, non tanto di segni appariscenti. Quelli andavano bene forse prima, quando lui appunto fece questa operazione sulle facciate dei palazzi di Tirana. Adesso lì bisogna riformare lo Stato, bisogna riformare la giustizia, bisogna riformare l'economia, insomma il sistema sanitario, perciò c'è un lavoro molto, molto profondo da fare. Sicuramente la creatività di un artista può aiutare in questo, però non basta. Ecco, diciamo, ci vuole anche il peso di uno statista e lui lo deve dimostrare che ha questa statura. Passiamo adesso a parlare della mostra in sé. Il titolo è Vita in transito. Allora, ovviamente la prima cosa che ci viene in mente, anche vista l'attualità di questo periodo, l'immigrazione. Però per te cosa intendi proprio con transito, con la parola transito?
Ma il transito è un concetto molto più profondo, ovviamente insomma, la cronaca poi ci sbatte in faccia delle situazioni dolorose, con tutta la loro immediatezza, con tutto il loro dramma, allora noi non possiamo finta di non vederle. Però l'idea del transito è un'idea molto più profonda, che ha a che fare con lo stato dell'essere e con il suo continuo divenire, insomma. Così com'è è una situazione anche del linguaggio stesso, non è soltanto una condizione dell'essere, ma anche proprio il modo come noi ci esprimiamo in continua trasformazione, in continuo divenire. E a maggior ragione per l'arte, che ormai ha aperto le sue frontiere, i suoi confini, insomma il linguaggio dell'arte è un linguaggio sempre arricchito da esperienze diverse che passano da una situazione all'altra. E siccome nella mia pratica c'è questa componente, allora che il transito non è soltanto il transito del soggetto del mio lavoro, ma anche il transito del linguaggio, del modo come il mio lavoro si costruisce. E allora, però in tutto questo c'è comunque c'è una vitalità, no? in questi passaggi. Per questo che il titolo Vite in transito ci sembrava un titolo che esprimesse bene, insomma, questo concetto che abbiamo adottato per la mostra. Quindi nell'arte non c'è questa presenza dei confini territoriali come c'è in politica, cioè l'arte è libera di circolare, non ha delle imposizioni, non è vista in modo diverso perché viene da un paese diverso. Ma l'arte porta con sé tutti i limiti e le contraddizioni del mondo nel quale nasce, però ovviamente cerca di superarle. E allora da una parte le tracce di questi limiti ci sono, così come c'è anche il tentativo di superarli. Cioè, pensare a un'arte così internazionale, libera, senza confini, secondo me è forse una visione un pochino, dico utopica, ma quasi così, insomma, fantastica, non legata alla verità delle cose, perché l'arte la fanno gli artisti nascono in un posto, crescono in un posto, vedono certe cose, sono circondati da certe situazioni, usano certi materiali, perciò portano con sé tutta l'esperienza della terra. Però eviterei un po' questa immagine dell'arte come un qualcosa di libero che viaggia tra un paese e l'altro, che cambia identità così facilmente. Cioè, alla fine, se pensiamo a una cosa libera, ascoltavo qualche giorno fa un intervento di Boris Groys, se pensiamo a una cosa libera che supera tutti i confini, che non si ferma davanti a niente, che incontra e ingloba dentro di sé tutte le cose, questo è il capitale finanziario. Cos'è il capitale finanziario? Non è l'arte, cioè le finanze viaggiano liberamente, inglobano, unificano cose diverse, perché tu con i soldi puoi comprare adesso le patate, poi puoi comprare dei titoli in borsa, puoi comprare dei grattacieli, puoi comprare delle isole, capito? Invece l'arte, insomma, nasce anche da un rapporto un po' più specifico con un contesto specifico e diventa anche testimone di questo contesto. Sì, certo. Ma proprio pensando anche all'opera Home to Go, in cui sei con questo tetto sulle spalle, un tetto rovesciato, quasi il peso della casa, il peso delle radici, appunto le radici dell'uomo, le radici della persona possono essere sia un limite che una risorsa. Tu che cosa vedi in questo, proprio nel fattore delle radici della persona, la persona che deve muoversi, che deve spostarsi, che rapporto ha poi con il legame con la sua terra e in che modo lo influenza?
Ma è questo quello che dicevamo prima, no? Cioè, nel senso, è un rapporto necessario ma anche contraddittorio. Cioè, un rapporto che non è fatto soltanto di risorse, ma è fatto anche di limiti. È proprio grazie a questi limiti che nascono poi delle potenzialità, delle possibilità. Infatti il tetto di quella casa che io porto sulla schiena è rovesciato, cioè non è un tetto vero, cioè è un tetto però è rovesciato, perciò è capovolto, cioè, prende quasi le sembianze delle ali, no? di due ali che ti portano via, di uno zaino che un zaino di viaggio. E nello stesso tempo tenta di farti volare, però anche ti schiaccia, no? con il suo peso. E allora, insomma, le radici sono importanti, così come è impossibile rimanere sempre ancorato in un unico posto quando, insomma, il mondo chiama anche una continua trasformazione, un continuo spostamento. E allora si vive in questa tensione, si vive in questa contraddizione, però dentro questa contraddizione ci sono delle potenzialità che vanno cercate e espresse. Sì, nel tuo caso è quasi tutta la tua espressione artistica ricollegata alle tue origini, quindi a quello che hai lasciato là e quello che alla fine hai portato qua, perché comunque... Sì, attenzione, non ho mai però voluto farla diventare un fatto autobiografico. Certo. Cioè non ho mai voluto parlare delle mie origini come qualcosa di mio. No, più generale a livello di cultura. Come, insomma, le nostre radici, no? Cioè le mie radici sono anche le tue radici, no? Certo. Cioè ogni uomo ha dei legami e questi legami lo nutrono, così come però lo possono anche ostacolare. Certo, e proprio pensando alla condizione del migrante, sto pensando a centro di permanenza temporaneo, in cui ci sono queste persone che aspettano per essere trasferite altrove, sulla scala di un aereo che non c'è. È quasi come se la condizione appunto del migrante fosse che anche se si sposta attraverso confini geografici in qualche modo rimane sempre bloccato a quello che è, quello che era, non riuscendo a integrarsi per via di una politica che non riesce a concepire i cambiamenti sociali che sono in atto adesso. Sì, è un modo di lettura ed è una lettura che ovviamente nasce dal lavoro e nasce anche da tutto quello che tu prima parlavi, insomma, della situazione anche di forte attualità, no? Con la questione dell'immigrazione, con la tragedia di Lampedusa e le varie situazioni, insomma, che sono attorno a noi. Quella però di essere in questo stato di transito dove l'oggetto del transito, lo strumento del transito diventa il posto dove stare. Ecco, quella è anche quella, insisto a dire, è una condizione umana molto più universale, no? Questo vivere, stare nella soglia. No? Cioè considerare la soglia non soltanto un luogo di transito, ma un luogo dove tu ci abiti. Una specie di limbo. Questo limbo, diciamo, questo stato appunto liminale, no? Come dire, no? questo luogo dove sei già partito ma non sei ancora arrivato. Allora, quel video utilizza alcuni elementi, alcune realtà, e allora che richiamano magari un contesto immediato, sociale, una figura come quella del migrante, però in un certo senso si aprono anche a una riflessione più ampia su una condizione umana esistenziale.